Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso volevo parlare di uno dei tanti misteri di epoca contemporanea. Volevo parlarvi dei potenti sconosciuti, chiamati anche superiori sconosciuti o maestri sconosciuti. Innanzitutto vi devo parlare dell'origine di questo. Molti grandi esoteristi del secolo scorso si sono interessati ad essi. Soprattutto Adolf Hitler era molto interessato, stimava ed aveva paura dei potenti sconosciuti. Sì, ma come è andata a capire questo? Come è andata a capire l'esistenza di essi? Ovviamente è stato portato da alcuni suoi amici e alleati, tra cui Rudolf Hess, Himmler e altri in Nepal, dove lì ha studiato esoterismo, ha approfondito le sue conoscenze esoteriche per capire chi erano. Anche altri esoteristi come Gurdjieff, Elena Petrovna Blavatsky, René Guénon, Friedrich Ostendorfi erano a conoscenza dei potenti sconosciuti. Innanzitutto vi voglio dire che René Guénon e Friedrich Ostendorfi si sono interessati così tanto ai potenti sconosciuti che ne hanno dedicato dei libri. René Guénon, esoterista francese, nel libro Il re del mondo parla sia di chi era il re del mondo, ma anche dei potenti sconosciuti, dicendo che il re del mondo fa parte dei potenti sconosciuti, dei superiori sconosciuti, che sono un gruppo di semidei dalle sembianze umane che governano, regnano e controllano il mondo, così come tutti i complottisti parlano degli Illuminati, dei massoni, del priorato di Sion, anche questi fanno parte dei potenti sconosciuti. Infatti viene tirato in ballo anche gli Illuminati di Adam Weishaupt, di cui ne fanno parte, e si pensa che tutte queste 33 logge segrete fanno il numero 33 in massoneria ha un numero molto importante, anche perché Gesù morì sulla croce a 33 anni, ma anche perché il 33esimo parallelo è dove si trovano loro, queste logge segrete, ma potremmo anche dire la verità, che il 33 è il numero più superiore di cui rappresentano i capi estremi, i comandanti assoluti di ogni loggia massonica. Il numero 33. Queste 33 logge segrete hanno a che vedere con i potenti sconosciuti, di cui Hitler ne era a conoscenza, ne era molto spaventato da loro, ma nello stesso tempo li ammirava. Venne a conoscenza dei potenti sconosciuti, venne a conoscenza di essi grazie a George Lanz von Liebenfels, che era un monaco cistercense che era stato cacciato dall'ordine e andò a fondare una loggia segreta vicino al Danubio, di cui, quando Hitler venne a conoscenza di von Liebenfels, gli ha dato delle spiegazioni, gli ha dato delle indicazioni su chi erano i potenti sconosciuti, glieli fece conoscere ed erano anche loro che comandavano Hitler. Pensate che tutto ha origine da loro. Sia le cose negative che le cose positive del mondo partono sempre dalle loro idee. L'immigrazione, la mafia,
le varie logge segrete, la religione, la criminalità, i programmi spazzatura della tutta la televisione, i telegiornali, i mass media, sono tutti controllati da loro. I potenti sconosciuti sono anche quelli appartenenti alla Golden Dawn che all'epoca di Hitler era governata dal mago nero Aleister Crowley ed era governata per poco tempo da un altro esoterista, un certo, adesso mi deve venire il suo nome, ve lo metto qui e vi scrivo il suo nome. Hitler, ironia della sorte, a scuola viene detto che Hitler ce l'aveva a morte con tutti gli ebrei. Era anche vero, ma ironia della sorte, l'esoterista più apprezzato e ammirato da Hitler era un ebreo, un certo Erich Jan Hanussen. Questa persona era lui che guidava Hitler. Era lui che ha stabilito l'ascesa di Hitler e ha stabilito anche il suo fallimento. Quando gli chiesero ad Hanussen cosa ne pensava di Hitler, lui rispose: "È un bravo maestro d'orchestra, ma sono io che ho scritto lo spartito." C'è da dire anche che Adolf Hitler conobbe pure Elena Petrovna Blavatsky, fondatrice della teosofia, che il 17 di novembre di fine 800 aveva fatto costruire un edificio insieme a un altro uomo che era pure un colonnello, mentre Elena Petrovna Blavatsky era soltanto una medium, una scrittrice e un'esoterista russa, che andò in America a fondare la sede della teosofia a New York ed è stata la fondatrice della teosofia moderna, perché lei stessa diceva che la teosofia è la religione più antica del mondo. C'è molto da dire su Elena Petrovna Blavatsky, su Karl Haushofer, un altro fondatore, un altro esoterista che guidava a Hitler, e riguardante i potenti sconosciuti. Innanzitutto il viaggiatore Friedrich Ossendorf aveva parlato dei potenti sconosciuti nel suo libro Bestie, Uomini e Dei, così come René Guénon ha parlato dei potenti sconosciuti nel libro Il re del mondo. Il re del mondo, secondo René Guénon, era uno dei potenti sconosciuti che regna e governa il mondo nelle viscere della terra, nella cosiddetta Agarthy, che significa inaccessibile, di cui il re del mondo è nominato anche Manu, il dio più potente della religione induista. Ma lo stesso Manu, che è una delle reincarnazioni di Vishnu, è considerato lui il re del mondo, ma re del mondo è anche considerato Melchisedek, il re più famoso e più importante di Salem, che era anche un grande sacerdote, e proprio Melchisedek, il re del mondo, ha benedetto Abramo e la sua discendenza. Oltre che Melchisedek, oltre che Manu, oltre che Vishnu, anche il dio Odino, il capo degli dei norreni di tutto il nord Europa, soprattutto della Germania, viene classificato come il re del mondo. Solo che secondo René Guénon il re del mondo era Lucifero, mentre Dio governava tutto l'universo, quindi era il capo più potente, era più potente del demonio di Lucifero. E c'è da dire molto, c'è da dire tante altre cose riguardo i potenti sconosciuti. L'ho detto prima.
Abbiamo detto prima che sono coloro che regnano, controllano e comandano il mondo. Cos'altro c'è da dire sui approfondimenti? Che pure Giuseppe Mazzini ed altri erano appassionati di esoterismo e di Elena Petrovna Blavatsky, che era una dei primi a parlare dei superiori sconosciuti. Il fatto sta che Hitler credeva che la razza ariana fosse la razza perfetta perché glielo avevano fatto credere proprio loro, proprio quelli che lo comandavano, di cui lui era convinto che quelli perfetti devono avere la pelle chiara, i capelli biondi e gli occhi azzurri, perché un tempo nell'isola Thule, di cui nel 1910 è stata fondata la Thule Gesellschaft, di cui si credeva che in un'isola scoperta dal filosofo greco Pitea esistevano dei giganti con la pelle chiara, gli occhi azzurri celesti e i capelli biondi, che erano molto forti e comandavano il mondo. Ma poi si erano insuperbiti, si erano uniti con le razze degli umani e avevano perso il potere e sono stati costretti a nascondersi nelle viscere della terra, entrando in un cunicolo sotterraneo nel deserto del Gobi, ma anche in altri cunicoli sotterranei tra l'Himalaya, il Nepal, il Tibet, da dove all'interno si dovrebbe trovare il mondo sotterraneo illuminato da un sole fumoso di colore nero. Il sole nero, che era uno dei simboli della Thule Gesellschaft e anche del nazismo stesso. Hitler aveva capovolto la svastica, che da simbolo positivo e diurno, che era un simbolo buddista, un simbolo delle discipline orientali, della filosofia orientale, lui l'ha resa, l'ha capovolta, anziché verso destra, verso sinistra, facendolo diventare un simbolo negativo. Ma ad aver suggerito a Hitler il simbolo della svastica era Friedrich Krohn. Bene amici, spero di avervi detto tutto, spero che non mi sono fatto mancare niente sui superiori sconosciuti, spero di avervi chiarito l'idea e spero di avervi appassionato di questo argomento. Ora concludo. Bene amici, con questo è tutto, un abbraccio immenso dal Gran Mitico.